Allora, l'ultima volta questa intro qua in cui entro di lato ha funzionato. L'ultima volta ha funzionato, se adesso non funziona io, caro mio green screen, ti mando a fanculo, no? Benvenuti signori in questo nuovo episodio del Culo di Luminopoli. Oggi tematica scottante, tematica veramente arguta, difficile del mondo Pokémon. La questione delle caramelle. Allora, io sulle caramelle ne ho sentite di cotte e di crude, più crude che cotte, cioè più cose negative che cose positive, perché è una meccanica introdotta da Pokémon Go e i classici puristi dei giochi Pokémon odiano tutte le cose che iniziano con la N e finiscono con la uovo. Insomma, quando si attacca a criticare Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, di solito uno dei capi d'accusa principali è quello di aver introdotto robe come le caramelle che facilitano il gioco a dismisura. Ed è vero, cioè lo facilitano, ma a te che cazzo te ne frega, porca di quella puttana. Nel senso che non è il potere degli amici, che se avete visto la mia critica Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee sapete benissimo che cos'è. Non è il potere degli amici che ti è imposto dal gioco. Cioè, tu hai le caramelle, poi decidi tu se usarle o no. Questo che cosa crea nei fatti? Crea la possibilità per più persone di sperimentare il gioco a diversi livelli di difficoltà. Non solo, questo è il minimo, credo. Insomma, noi abbiamo sempre chiesto dei giochi in cui la difficoltà fosse regolabile a seconda della volontà del giocatore. Le caramelle fanno questo di base, cioè se tu sei un bambino e vuoi giocare Pokémon nella maniera più facile possibile, possibile? No, non so parlare. No ragazzi, vogliamo la difficoltà regolata perché così ognuno può giocare al suo livello. Boom, caramelle, risolto. Cioè con la meccanica delle caramelle il bambino può decidere di prendere il suo Dragonite, di boostargli l'attacco al 500 e di one shottare qualsiasi Pokémon, come può decidere di non farlo. Non è la difficoltà regolata all'inizio del gioco, tu puoi regolare la tua avventura nel corso dell'avventura stessa. Questo, oltre a poter cambiare i livelli di difficoltà a seconda della propria preferenza, crea, secondo me, un'altra grandissima cosa, cioè il fatto che io, Creepy Stories, una volta Creepy Story, adesso solo Creepy, insomma, crea il fatto che io, grazie alle fottute caramelle, posso vivere la mia avventura nella maniera più sregolata possibile, forse non la più sregolata possibile, ma sicuramente in maniera che non sia inquadrata in dei parametri ben precisi. Che cosa intendo? Che io, grazie alle caramelle, usate in maniera ponderata e quindi secondo le mie esigenze, ho potuto utilizzare e portare fino alla Lega un Butterfree in modo tale che fosse competitivo. Più o meno. Avete presente quando Karen dei Super 4 in Pokémon Heart Gold ci dice: no, tu devi combattere con i tuoi Pokémon preferiti, non con quelli forti. Karen, spoiler, se il mio Pokémon preferito ha 200 di statistiche base, tu mi affronti con Gengar, non ce la faremo mai. Mai. Pam! Le caramelle risolvono il problema. Cioè, le caramelle risolvono il problema perché tu hai lì la caramella, c'è il tuo Pokémon con poche statistiche, lo boosti fino alla morte e lo rendi competitivo. O altrimenti, prendi un Pokémon e lo rendi fortissimo. Ma che cazzo ve ne frega a voi di come uno gioca la sua avventura se poi, come succede nelle caramelle, la cosa si va a dissolvere nell'online? Perché sì, è il boost che te danno le caramelle, non è che rimane anche nell'online. Nell'online viene nerfato clamorosamente proprio a seconda delle caramelle che ti becchi. E quindi questo non è un bene? Cioè, io posso decidere come giocare la mia trama, questo non influisce le battaglie con gli altri, influisce solo la mia trama. La libertà delle persone è un concetto democratico davvero bello. Perché non vi piace? Vogliamo fare i giocatori hardcore che pensano che tutti quelli che non giocano a difficoltà elevata siano dei coglioni? Possiamo farlo, ma io posso darvi dei coglioni a voi. Bacino. Cioè, a parte queste uscite, quello che voglio dire è che le caramelle permettono non solo di regolare la difficoltà all'interno di un gioco Pokémon, ma anche e soprattutto di poter dare una varietà di Pokémon utilizzabili. Cioè, in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, che comunque continua a reputare i giochi peggiori del brand, guardatevi il video di 2 settimane fa, lo trovate adesso, in questo preciso istante, nelle schede. Nonostante tutto ciò, in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee hai, quanti sono? 153 Pokémon più Meltan e con Meltan e Melmetal, che nomi di merda che ci avete ragazzi. Hai 153 Pokémon e con 153 Pokémon tu potenzialmente puoi battere la Lega. Cioè, se tu vuoi andare alla Lega con Squirtle senza mai evolverlo in Blastoise, puoi farlo, attenzione attenzione, grazie alla meccanica delle caramelle. Ma aspetta a te, non aspetta al gioco, aspetta a te, aspetta alle singole avventure delle persone. Poi, se vuoi combattere online e lì entra in gioco il competitivo, te svegli e utilizzi Pokémon forti. Perché?
perché attenzione, attenzione, è competitivo, è competitivo, non è la trama che uno può viverla come vuole. Insomma, le caramelle sono una cosa spettacolare, io spero che rimangano all'interno dei giochi Pokémon. E qui inizia la seconda parte del video, cioè qual è il confine tra la speranza di Creepy e quel cazzo che vorrà fare Game Freak? È un confine abbastanza grosso. Perché dico che è un confine grosso? Perché nei prossimi giochi Pokémon, in teoria, se Game Freak non fa altre boiate, dovrebbero tornare gli EVS. Ora, se tornano gli EVS, le caramelle devono essere inquadrate un po' meglio, cioè le caramelle andranno a sostituire gli EVS che si ottiene catturando / sconfiggendo i Pokémon, oppure le caramelle saranno una funzionalità in più oltre gli EVS che comunque non intaccherà il competitivo? Allora, il discorso è un po' complesso. Mi sono accorto che c'ho la luce storta, io spero che non ci siano stati problemi. È ancora storta. Okay. Allora, su questo argomento, dicevo, c'è da specificare una cosa, cioè che le caramelle, secondo me, sono strafunzionali, almeno come meccanica, al breeding dei Pokémon. Che cosa intendo? Quando tu cerchi un Pokémon della natura giusta, con gli EVS giusti, catturi più Pokémon. E le caramelle si ottengono grazie a un ottimo espediente di trama, che è quello della ricerca del professore, proprio tramite la cattura di più Pokémon. Quindi, ora, mi viene da pensare, ma non è che le caramelle potrebbero essere convertite a regolatori degli EVS, in modo tale che accanto alla cattura del Pokémon ideale, le catture degli altri Pokémon non siano fini a se stesse o comunque totalmente inutili, ma possano far ottenere le caramelle che possono poi potenziare Pokémon. Del resto, le caramelle che si ottengono quando si mette un Pokémon o si manda un Pokémon dal professore sono di una tipologia che rispecchia il Pokémon stesso. Voltorb c'ha le caramelle per l'attacco speciale, quindi se tu vuoi farti un Electrode speciale, catturare più Voltorb ti permetterà di avere più caramelle speciali e quindi una statistica speciale maggiore. Scusate, c'ho mal di gola, oggi ho dato un esame. Mi fa male la gola, vado a prendere un bicchiere d'acqua, che poi in realtà è una bottiglia. Quindi in sostanza, in virtù di questo accostamento secondo me molto felice tra il potenziamento del Pokémon e la cattura di più Pokémon, penso che nell'ottava generazione le caramelle rimarranno, ma andranno a sostituire quella che è sempre stata l'accumulazione degli EVS, rendendola più esplicita da un lato e di conseguenza più regolabile, perché io ho sempre sostenuto che il sistema degli EVS fosse poco intuitivo. Cioè, se vuoi promuovere un competitivo del mondo Pokémon, perché gli EVS li abbiamo sempre tenuti in nascosti, gli EVS li abbiamo sempre tenuti nascosti, ma palesiamoli nella maniera migliore possibile, cioè associandoli a quello che è il breeding e l'ottenimento del Pokémon perfetto. Solo che se fosse così, io, ragazzi, mi deprimerei un pochino, perché si andrebbe a perdere quella forza in realtà delle caramelle tipica di Pokémon Let's Go Pikachu, cioè Let's Go Eevee, e che permette all'interno della trama anche a uno Squirtle di diventare fortissimo. E quindi quello che spero, ma che Game Freak non farà mai, perché purtroppo io non sono Game Freak e la mia volontà è una voce in un coro di bestemmie, Game Freak non farà mai un qualcos'altro che permetta di aumentare la forza dei propri Pokémon e di regolare la propria trama. Perché la gente non lo vuole? Perché sembro stupido io che capisco che le caramelle hanno un buon potenziale. Se dovesse farlo, io ve lo dico, mi alzo in piedi e faccio l'elicottero con il cazzo, perché davvero vuol dire che mi hanno soddisfatto anche sessualmente. Quindi Game Freak, se ti lancio questo appello, guarda questo video, mettiamo i sottotitoli in italiano, in inglese, giapponese, quello che vuoi, ascoltami, fai quello che ho detto io e io addosso, va bene? Insomma, la conclusione è che la meccanica delle caramelle è molto forte, però come la paura che nei prossimi giochi Pokémon venga finalizzata più al competitivo e magari si lasci perdere quell'aspetto di trama che invece è forse quello che più mi interessa. Come andrà a finire? Boh, chi cazzo lo sa, un po' come lo scorso episodio, non ne abbiamo la fottuta idea. Io spero che vada a finire come dico io, ma purtroppo capisco che è un piano un po' complesso, e fatemi sapere nei commenti. Fatemi sapere nei commenti che cazzo ne pensate voi, se avete apprezzato le caramelle, se le avete rivalutate dopo questo video, o se mi state già appendendo alla gogna se mi avete appena scritto nel Death Note per quello che ho detto. Insomma, conversiamo amichevolmente. Detto ciò, io non ho più nient'altro da aggiungere, non so quanto sarà venuto lungo questo video, nel caso sarà un episodio più corto e accettatelo così com'è, devo registrare abbastanza in fretta, non ho tempo fisico per fare copioni, quindi
improvviso un pochino, tanto poi il circolo di Luminopoli l'ho sempre improvvisato. Tra l'altro, quando voi mi dite, no ma Creepy, ma sii più spontaneo, non usare i copioni, non ho copioni. Non li ho. Cioè, non li ho. Ho una mappetta, uno schema, dov'è? Uno schema riassuntivo di quello che dico, ma sono tre righe. Tre. Non ho. Non so se questo lo metterò nel video. Niente signori, per il resto vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Premete la campanella per ricevere i feed qualora Dio dovesse volerci bene. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.